Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito dai titoli, oggi il ministro dell'Interno è venuto a Fano per presentare il suo ultimo libro. E come succede quando arrivano le massime autorità, parte un protocollo di sicurezza, un piano che prevede l'aumento dei controlli da parte delle forze dell'ordine, tombini sigillati, cassonetti chiusi per evitare il pericolo di attentati. Proprio in questi istanti Angelino Alfano si trova alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna, dove c'è in collegamento per noi Lino Balestra. Buonasera Lino, come sta procedendo? Sì, buonasera Simona, buonasera a tutti i telespettatori. Siamo nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna. In questo momento si tiene proprio l'intervento di Angelino Alfano, che è arrivato alle ore 6:18:35 in una piazza, come hai detto tu, blindata in ogni ordine, presidiata dalle forze dell'ordine anche in borghese fin dai primi momenti di questa mattina, tombini sigillati e cassonetti dell'immondizia messi in sicurezza. Lui è arrivato e, come era immaginabile, ha toccato subito temi di carattere nazionale, ma poi si è scesi anche nel particolare riguardante le Marche e anche la città di Fano. Ecco, prego la regia di mandare l'intervista che abbiamo realizzato subito appena lui è arrivato al Teatro della Fortuna nel foyer. Noi abbiamo fatto un grande investimento sulle forze dell'ordine perché abbiamo previsto in finanziaria 1 miliardo per sicurezza e difesa. Abbiamo potenziato la cyber security con 150 milioni di euro. Nelle Marche vi è una situazione che è assolutamente sotto controllo. È chiaro che anche qui ci sono degli obiettivi sensibili ed è altrettanto vero che sia un po' con l'operazione strade sicure che prevede l'impiego dei militari, sia per quanto riguarda il dispositivo ordinario di impiego delle forze dell'ordine, noi siamo nelle Marche in una condizione complessivamente positiva. Non trascuriamo nessun dettaglio, neanche quelli apparentemente più irrilevanti, e se dovessimo avvertire l'esigenza di un potenziamento dei presidi lo faremo volentieri. A livello europeo ci sono alcuni stati che stanno pensando per proteggere i propri aeroporti a misure di sicurezza tipo Israele. È possibile ripercuotere questo anche sul nostro territorio nazionale? Pensiamo all'aeroporto anche di Ancona per aeroporti più piccoli. Noi stiamo studiando ogni forma di più efficace presidio degli aeroporti, ma anche degli altri luoghi di incrocio dal punto di vista del trasporto di uomini e di mezzi. Però dobbiamo essere molto onesti, cioè a Bruxelles è stato colpito un aeroporto che era super difeso e super tutelato. Spostare le file fuori non significa che nessuno possa farsi esplodere fuori, cioè il tema del terrorismo non si risolve solo con una misura organizzativa. Noi comunque siamo pronti a valutare ogni ipotesi di rafforzamento dei presidi all'interno degli aeroporti e degli altri luoghi dove avviene il trasporto pubblico e anche privato. Il punto fondamentale è individuare delle misure efficaci, perché se noi paralizziamo il traffico, se rendiamo inefficiente il trasporto e al tempo stesso non diamo maggiore sicurezza, abbiamo fatto zero al totocalcio. Ecco, quindi il tema è appunto quello del terrorismo, un terrorismo che noi conosciamo bene, abbiamo vissuto negli anni 70, gli anni di piombo, e qui è stato ricordato dagli interlocutori che sono qui al tavolo insieme al Ministro degli Interni. Abbiamo avuto Ustica, abbiamo avuto la strage di Bologna, i treni saltavano per aria e comunque la lotta al terrorismo interno è stata vinta, ma il terrorismo che noi viviamo in questi anni non è lo stesso terrorismo. Abbiamo visto ultimamente le stragi in Belgio, poi quelle in Francia nel 2015, ma tutto è partito anche da quella che è stata così definita da molti l'inizio di tutto, ovvero sia la strage dell'11 settembre. Il tema è stato toccato in tutti gli aspetti che riguardano la nostra società. Qui al tavolo, prima del ministro Alfano, ha parlato il magnifico rettore dell'Università di Urbino, Wilberto Stoffi, che ha toccato il tema di che cosa può fare la cultura per controbattere al terrorismo, alla strategia del terrore. E poi anche due
due esponenti del mondo del commercio, la D. Galassi della Ferretti Group, che esporta nel mondo oltre il 97% del proprio prodotto, e poi Varotti, direttore di Confcommercio, come il terrorismo ha inciso nelle dinamiche economiche del nostro paese. E poi Mirko Carloni ha toccato l'aspetto della società e della politica, come la politica vive questo momento e quanto può fare. E noi abbiamo intervistato anche Mirko Carloni proprio su questa tematica, Mirko Carloni che ha letto appunto il libro di Angelino Alfano, che è stato presentato anche in questa occasione. Sentiamo che cosa ci ha dichiarato Mirko Carloni. Una presenza importante quella del Ministro degli Interni, e soprattutto anche nel contesto attuale presentare un libro come questo. Sì, il Ministro dell'Interno oggi ha una grande responsabilità, che è quello di confrontarsi con i vari colleghi europei, con il mondo islamico moderato, e cercare di capire come lottare contro questo terrorismo. E l'occasione del suo libro è anche un modo per confrontarsi su questo tema, che non solo è di grande attualità, ma sta incidendo davvero nella vita di ognuno di noi, perché ormai è percepibile la paura che c'è in tutte le persone verso i propri cari, verso i propri figli. È una nuova forma di terrorismo che occorre combattere, e con esso è necessario anche combattere questa paura diffusa con il coraggio e con la speranza che sicuramente la morte e coloro che fanno proseliti di morte non possono rovinarci la nostra vita, comprimere i nostri diritti e ridurre quello per cui in tanti nelle generazioni precedenti hanno lottato per consegnarci come libertà, come diritti, a qualcosa di inutile e di non difeso. Anzi, ognuno di noi ha il dovere ed è incaricato di difendere quei valori, quegli ideali, ma soprattutto di lottare per la libertà. Ecco, quindi il tema è sicuramente di quelli che toccano le coscienze di ognuno di noi, e soprattutto un aspetto è importante capire, che dobbiamo abituarci, gli stessi interlocutori lo hanno detto, a un mondo fatto in questo modo, un mondo fatto di prevenzione, che è l'arma migliore, e soprattutto anche di tanti, tanti controlli e tanta sicurezza. Questa è la ricetta migliore per combattere questa forma di terrorismo. E soprattutto c'è un'altra forma di terrorismo più subdola, più strisciante, che non ci deve prendere, non ci deve attanagliare, ovvero sia la rassegnazione. Questo, oltre al terrorismo, è l'altro nemico da combattere, la rassegnazione. E dalla Sala Verdi del Teatro della Fortuna è tutto, a voi la linea.